Pronta? Vai, pronta? Pronto? Dici Enza? Dici Enza? Papà. Enza. Papà. L'ha detto. Dici pronto? Fai pronto? E fai pronto? Ha Come hai detto pure fatto prima? pronto. Fai pronto? Che è Checco. stato? Checco. E dici Di Checco. pronto? L'ha detto di Papà. nuovo. Tata. Noemi non dice né mamma né papà, dice E significa da. papà. Significa mamma. Papà. E io dico, dici da mamma e lei fa da, E dici pure quando papà. dico papà esce da. Quindi. A te come ti chiama? Da. Mamma. Tieni ciuccia, babbo, te. Te a te. Mamma. Buongiorno ragazze, bene sì. Voi nel video scorso mi avete detto: non siamo, tu sei ordinatissima. No, ragazze, non si tratta di essere ordinata perché non lo sono. Sto scattando tutti i vestiti. Infatti, sto mettendo giorno per giorno tutti i vestiti da donare perché sono nuovi alla fine. E mi sto piano piano mi voglio togliere tutto questo e pulire tutto l'armadio. Ecco, vedete perché voglio selezionare le cose, tipo come già ce le ho selezionate, però sistemare un po'. Diciamo che i giubbini più sistemati di questo non si può. Cercherò di sistemarli meglio, però così va, deve andare. Qua voglio mettere le cose di Noemi e di Francesco e voglio dividerle anche per categoria. Che vi dico la verità, fino adesso ho cercato di fare, ma non ho fatto del tutto, cioè non l'ho fatto proprio con costanza oppure con impegno, ecco. E voglio impegnarmi, quindi sto facendo un bello scarto. Comprare altri panni no, perché tra poco viene la primavera, quindi è inutile. Quindi sfrutterò tutti questi qua che comunque ha per la scuola, perché poi alla fine Francesco più dalla scuola non è che chissà dove andiamo, se usciamo, però cioè, i panni da parte, cioè metterò i panni da parte per uscire e quella per la scuola da un'altra parte. Quindi voglio sistemare pure a Noemi. Vabbè, comunque raga, pulizia profonda negli armadi, toglierò tutto. Non vi farò vedere perché molte mi dice facciamo i servizi insieme. No, ragazze, che quando sono questi servizi un po' pesanti, preferisco farli da solo e non prendere il video, monta, smonta, fai, dici, clicca, non clicca. E quindi si perde solo più tempo e tempo non ne ho. Quindi voglio un po' sistemare tutto, diciamo così, pulire soprattutto e dopo vi faccio vedere, quindi vi faccio vedere il prima e il dopo. Allora, mi sono pulita tutto l'armadio. Allora, sembra disordinato, però ragazze, purtroppo così devo fare. Allora, di qua ho messo le cose di carnevale di mio figlio, qua ho messo un completino che forse gli metterò a un compleanno della sua amichetta, della sua fidanzata. Forse perché sono indecisa, io voglio andare a comprare qualcosa. Poi di qua c'ha le tute e qualcosa per uscire. Vabbè, molte cose stanno a lavare. E poi qua ci sono tutti i completini che lui per la scuola. E questo pure per la scuola, le magliettine che gli metto. E poi qua ci sono i jeans per uscire. Questo qua l'ho fatto così, vedete? Aspettate. Ecco qua, questo è fatto così. Vabbè, la bambina pure l'ho divisa un po' così. Sì, ho cercato di sistemarla meglio. E niente, gli spruzzo sempre questo per profumare la stanza, non la stanza, scusatemi, l'armadio. Ho pulito tutta l'armadio da sopra fino giù e anche questo. E questo qua ho pulito tutto.
quindi mi sono pulita anche di qua, vedete? Ecco, mi sono pulita anche di qua, ho cercato di sistemare un po' meglio, ho scartato un sacco di giubbini, un sacco di cose che gliel'ho rimaste e niente. E questo è il dopo, però devo finire di pulire la stanza. Vedete, per là ho fatto 1, 2, 3, l'ho finito di riempire. Vedete, questa è l'armadio, tutta bella pulita e sistemata. Mo' devo continuare a pulire, però non vi faccio vedere perché devo andare anche a cucinare, anche se mio marito ha cucinato per i bimbi, li ha fatti anche mangiare. Io nel frattempo, mentre ho fatto di qua, che diciamo che ho finito qua, due minuti fa mi sono andata a lavare dei panni a mano, che avevano, qualcuno aveva delle macchie, che prima di fare una lavatrice io mi vedo prima tutti i panni da smacchiare. Li ho smacchiati, però non ho lo smacchiato tutto, quindi oggi assolutamente devo andare a comprare lo smacchia tutto. E niente raga, mo stanno altri panni che ho ritirato, li devo sistemare adesso qua dentro. E comunque l'importante è che è bella pulita e sistemata. Mi è marito di farmi le farfalle al salmone, cioè guardate come la miso, cioè quando passo la mangiare, cioè lui il riso col tonno, cioè io no vabbè, comunque mangerò qualcosina, ma non tutto ovviamente, però guardate quanta pasta. Comunque raga, buon appetito a me. Ah, sono buonissimi. Allora, panna al salmone con wurstel, ragazzi, è buono. Guarda che piattone, sono buoni. Giusto, non ti saputo proprio con la... Overga di questo, Francesco, ma... No. Sono tre piatti, sicuro. Vabbè. Ragazzi, allora, devo preparare. Perché devo un attimo scendere a comprare un attimo un po' di detersivo. E ho già fatto presto presto, prima che si svegliano i bimbi. Devo fare le corse, ci mettiamo un po' di crema sul viso, ecco, e metto una bella tuta. Già mi sono lavata stamattina, no? Però sono con i panni, diciamo, per dentro alla casa, e quindi perché sto prendendo l'abitudine, prima non lo facevo, diciamo così, invece adesso sto prendendo l'abitudine di stare in casa non solo sempre con il pigiama, ma metto qualcosa di comodo, qualche tutina, praticamente sono più bagnato. È solo che pure se mi lavo mi metto sempre qualcosa addosso per stare più comoda in casa. O se devo uscire ovviamente mi vesto. In questo caso mi vado a vestirci, vedendo un po' questo mostro come si racconta. Per la cronaca dice mangio sempre. Sì ragazzi, mangio sempre, ma non mi interessa, voglio mangiare. Quando è un momento che mi metto in 10 livelli dimagrisco, non vi preoccupate, non vi create nessun problema, perché non me lo creo io, ma non so perché ve lo create voi. Allora, mettiamo un po' di questo. Io uso questo qua dell'Essence, quindi ecco, un po' di fondotinta, un po' di fondotinta. Dopo aver steso questo fondotinta di media coprenza, andiamo a mettere, questo è un altro fondotinta, però io lo uso come correttore perché è un po' più scuro, e poi dopo ci vado a mettere uno chiaro sopra, sempre con lo stesso pennello, perché tanto è un fondotinta, e faccio così, ecco qua, ecco. Quando Nuni Love vuole fare le cose ambres ambres,
Che ragazzi, veramente devo fare una cosa proprio sbrigativa. Ecco, poi se voglio dare un po' di lucentezza a questo, a queste occhiaie che ci hanno schiacciato la giribondini, faccio un po' di questo e faccio così, va. Oh, 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 oh. Un po' di qua e un po' di là. E prendo un altro pennellino, non più questo, però io il fondotinta lo sto coprendo con questo. Quindi faccio così. Ecco, forse di qua è meglio, mi vedete meglio, vero? Penso proprio di sì. Quindi di qua vedete più i miei difetti. Ok, passato il correttore, metto un po' di terra. Un po' di terra, così, così. Aspettate, forse accala i miei occhi. Un po' dappertutto. Per colorire un po' il viso, ovviamente sulle guance un po' di più. Poi il resto lo vado a riscaldare, stesso col pennellino sporco. Poi ovviamente mi vado a mettere un po' di cipria sotto, così, vedete qua, per far durare un poco in più. Sì, un po' pure dall'occhio me la gemellate. A posto? Poi me lo metto un poco anche qua sotto e poi vado a mettere un po' di mascara presto presto, nulla di chissà che sto facendo veramente le corse, se no avrei messo anche un po' di matita. Quindi uso questo qua e il mascara che uso mi trovo benissimo, mi riempie tanto le sopracciglia, le ciglia, scusate, guardate il prima e vi faccio vedere il dopo. Guardate la differenza con una sola passata, che adesso vi faccio vedere. Faccio una sola passata e poi faccio così. Aspettate, me lo metto davanti a voi per farvi vedere che non dico bugie. Ecco, penso che così mi vedete. Ovviamente mi guardo allo specchio perché non mi vedo. Cioè, raga, una sola passata, non ne faccio più di una perché mi scuccio, anche perché secondo me è perfetto una sola. Ecco, non ne metto più, sto solo aggiustando le sopracciglia. Ovviamente se non piacciono le sopracciglia appiccicose per voi non va bene, però a me mi piace. Ecco, vedete, con una sola passata. Oh, ma l'ho agitato molto, guarda. Vedete, una sola passata, raga. Ecco, qua ho messo un po' in... ecco, di qua sta un po' in più che andrò a togliere. Ecco, attenzione, andiamo a non sporcarci. Ecco qua, così vado un po' a togliere i vecchi, raga, veramente e assai, ma non so se questo, perché ce l'ho pure da tanto tempo, non so se è uscito difettato, che veramente ce l'ho da un sacco di tempo e esce sempre più prodotti, troppo bene con questo prodotto, veramente. Quindi mascara l'abbiamo messo, mettiamo un po' di rossetto, mettiamo un po' di rossetto, mettiamo, prendiamo questo qua Shinisao, questa matita, questa è la marca, non so come si chiama, Winnie, non so, questo è il rossetto ed è fatta così, non mi fa impazzire. Sono sincera, però me lo sono comprata e lo uso. Poi per quanto riguarda gli occhi uso questa e faccio un po' così,
giusto perché ho messo il fondotinta e quindi va anche sulle ciglia e si schiarisce nei sopracciglia. Questa è la matita che userò come contorno labbra. Ecco, di solito faccio meglio. Vabbè, ma ci faccio nulla bruno. Io vi ripeto, quando devo fare le cose in video non mi vengono mai bene. Ce la fa così. E lo vado a schiarire con le dita. Ok, troppo rosso, no, e fa impazzire. Mi sono fatta il labbrone, non mi piace, e quindi mi cerco un po' di immediare. Aspettate. Rimediare, diciamo, ma neanche. Allora, questione capelli. Capelli sporchi, ecco. Capelli non tanto sporchi ma grassosi, perché questo è uno shampoo di l'altro ieri sera, quindi ieri era il primo e oggi è il secondo. Allora facciamo così, guardate, un po' di shampoo a secco. Chiudo l'occhio perché è peccato se va dall'occhio. E poi massaggiare i capelli in abbondantemente. Non massaggiamo i capelli, sto scherzando. Ecco, massaggiamo bene bene i capelli. E poi li andiamo a pettinare. Poi se vedete che è troppo, farli sembrare sporchi fate così, potete passare anche la piastra, io non lo faccio perché ho un po' di fretta, però a volte mi capita di passare la piastra. E mi sono preparata in 2 secondi, però omaggio lavata, ve lo giuro, mi sono lavata, anche che mi dovevo lavare per forza, per farvi capire, no? Siamo in quel periodo del mio quindi. Come si fa una persona anche lavata? Mi sono lavata. Vabbè, comunque metto le scarpe e vado. Ragazze, vedete, io qua vado da Gemal. È rinnovato anche, molto molto bello, grande. Ci ha detto i prezzi top, lo vedete? Perso un po' di tempo vicino ai detersivi ammorbidenti, sgrassatori, queste cose che profumano. Ragazzi, non ho preso chissà che, però ho fatto una bella spesa. Ho speso 30 euro, però ho preso una cosa nuova che vi faccio vedere. Mi piace un sacco, un botto. Ero indecisa se prendere sempre la stessa cosa, invece poi ho voluto cambiare. E niente, ma andiamo a casa. Ragazzi, ho portato la busta fashion rosa. Sei sciarmata a busto, mannaggia.
ci tenevo troppo a questa busta. Vabbè, ci vediamo dopo. L'ho fatta troppo pesante, perciò ci vediamo dopo. Niente ragazze, mi sono fermata anche da piccolo. Ho fatto un po' di spesa, piccolina. Niente, la signora mi stava guardando e faceva dei gesti. Ho detto, boh, cioè, devi uscire. Secondo me era la scusa, no? Per vedere cosa stavo facendo. Perché ha notato che io la notavo, per dire, perché mi stai guardando e gesticoli. Vabbè, comunque niente, ho fatto quella spesa, ho speso 20 euro, 22 euro o qualcosa, ma non so cosa ho preso. Vabbè, cioè nel senso non ci piace niente, chissà che. Ve lo faccio vedere dopo. Quando arrivo a casa vi faccio vedere. Finalmente a casa. Allora, faccio vedere cosa ho preso come spesa. Ho preso il pollo, sia una coscetta per stasera metterla nel brodo vegetale. Amo sta qua, vedi? E poi con il resto, adesso li congelo a due pezzi alla volta. Così la prossima volta faccio un bel pranzo di domenica. Poi vi farò vedere cosa farò. Nel frattempo vi devo prendere un poco di tè alla pesca, al limone, non mi ricordo. Fresco, bel, ma già arriviamo. 22,37 euro, vediamo cosa ho preso. Pastina per Noemi. Due pacchi di spaghetti, è arrivato a 80 centesimi la tela. Quello che si fa è fare le stelline, perché voglio vedere Noemi se si rimangia. Poi mi sono presa una pancetta, un prosciutto crudo e un salame per domani, vedo cosa voglio. Filadelfie, formaggio, poi ho preso questi qua per Noemi e poi ho preso questo per il mio bimbo e poi ho preso questi per il mio bimbo, questi qua, vedete, per vedere se si rimangia. E in questo spesa ho speso 27 euro. Pian piano si sta boccando. Cioè, io queste poche cose che posso mantenere con le mani, ho speso 27 euro, compreso il pollo. A posto. No, 27, 22. 22 e 37. Guardate qua, si è rotta la busta, è un dramma per me, la mia busta fesso, non so se la posso aggiustare, però raga, penso proprio che no, comunque si è scassata, mo vedo, ho con una spilatrice, no, però penso che la devo buttare, ragazze, comunque, guardate quanto è bella, già, scassata, e 5 tieni, vabbè, comunque qua ho speso la bellezza di detersivi, la bellezza di 29 e 28 euro, e cazzo cattat 29 euro e 28 euro, detersivi, ti piace il detersivo? Allora ho preso ancora questi, ragazze, io convinta che convinta che questo era cambiato, invece no, è cambiato, però non è questo, quindi questo qua mi piace ancora, ho provato il nuovo, cioè ho sentito la profumazione del nuovo, no, mi piace proprio, quindi avevo ancora altre bottiglie, sono stata fortunata e l'ho presa, ragazze, peccato veramente. Poi, come novità, sono usciti questi assorbenti scuri con la busta scura. Sono lunghi, belli, con le ali e mi ci trovo benissimo. Tra li ho usati e mi trovo bene, li ho ripresi. Ho preso anche questi qua più piccolini, però io preferisco questi qua, sai. Poi ho comprato
un pennellino per il make up, ragazzi, tanto per cambiare, mi piaceva, ve lo faccio pure vedere, ecco, ma mi piaceva proprio, sia, guardate quanto è carino, bello, mi piace, morbidissimo, adoro, e quindi 2,50 € e l'ho preso. Poi mi ha dato anche questi omaggi, me ne aveva dati solo due perché gliel'ho chiesti, perché non me li aveva dati, ho detto senti, io stamattina, oggi proprio ho visto il video, visto che hai dato gli omaggi, e lei ha preso e me l'ha dato. Poi ho detto ma tu sei l'amica di mio nipote Christian, lei ha detto sì, ho detto no, perché Christian mi ha detto che lavorava un amico, ho detto chi sa se è lei, ha preso e me ne ha dato altri due, ma non gliel'ho chiesto, me ne ha dati lei un altro due, quindi sì. Poi finalmente lo smacchia tutto, questo è ottimo, questo non deve mai mancare nella casa di tutte le donne, mai mai mai. Deodorante, che mio marito ce l'aveva, io non l'ho visto, vabbè, comunque non fa mai male, l'ho ripreso per la prima volta, no, dopo tanto tempo ho ripreso Alga, di solito prendo Alba ma non lo sto trovando più, quindi adesso c'è solo Alga, e quindi andiamo con Alga perché voglio fare mettere un po' d'acqua dentro e faccio uno sgrassatore da parte. Ultimamente mi sto trovando con assai con mi sto trovando con questi ammorbidenti balsamo, ragazzi, è profumatissimo, io c'ho quello là blu, adoro, stupendo, fortissimo, per chi piace i panni che profumano e si sente la profumazione forte forte, dovete comprare questi qua. Io adesso l'ho preso di questo colore, prima volta che lo uso, vi faccio sapere com'è. Rosa, formato rosa, bello, molto bello, dobbiamo vedere solo se in lavatrice è bello come il, cioè il blu. Poi ho preso l'ace perché mi è finito. Poi ragazze, questa è l'Angelica ma nuovo, non lo so, troppo bella. La profumazione è bellissima, ho preso questa qua un po' più delicata ma molto molto bella e mi piace, non vedo l'ora di usarla. E ultimo prodotto, Mon Amour. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio. Questa qua è quella che io uso sempre, mi trovo bene, lo uso dappertutto. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, vi voglio di bene.